La Promobol Sanitars Gussago, costretta a venire a patti ancora con una sorte non propriamente a favore, scivola anche in quel di Medole e se ne torna dalla trasferta Mantovana contro la Remax Intermedia con una sconfitta per 3-0 sul gruppone e nessun punto utile a muovere la classifica. Come già era stato una settimana fa, anche il riscaldamento della sfida valida per lo Travoturno di B2 è sfortunato, e costringe alla defezione Sandrini, vittima di un mancamento a causa del caldo. E per Coach Nibbio, già alle prese con le assenze, viene meno un altro elemento. Quando il duo arbitrale dà il via alla contesa, la promo ball sotto rete con Malvicini incrociata a Susio, Zempedri e Bugliatti in banda, Basalari e Ferrari in centro e il libero Bertoletti a presidiare la seconda linea, non impatta nel migliore dei modi. Anzi, coach Nibbio si appella presto al time-out per provare a innescare la rimonta delle sue sotto 6-2. L'intento trova concretizzazione poco più avanti con un ace di Susio che propizia l'11-11. Nemmeno il tempo di tirare il fiato per la rincorsa però e c'è di nuovo da recuperare perché la Remax intermedia spinge sul 19-15. Anche in questo caso la reazione della Promo Bowl non tarda e il nuovo pareggio si completa a quota 20, tanto che è l'allenatore di Medole a stoppare il gioco. Alla ripresa c'è spazio per un breve punto a punto, poi le padrone di casa imbeccano il break giusto e si portano avanti con il punteggio di 25-21. Con la stessa formazione che aveva affrontato l'avvio, la Sanitars Gussago si ripresenta in campo per il secondo periodo. Questo, diversamente dal precedente, si incanala sui binari dal punto a punto sin dai primi scambi, poi procede tiratissimo, presentando per lo più le due formazioni appaiate. Superato il 22-22, Medole mette la testa avanti 23-22. Coach Nibbio richiama attorno a sé le sue e, in un attimo dopo, altrettanto fa l'allenatore di casa con il tabellone che segna 24-23 per la propria squadra e con la promobola a servizio. Purtroppo, quando si riparte, la battuta biancorossa si ferma sul nastro e per intermedia c'è il 2-0 con 25-23. Costretta a provare a reprire i giochi, la Sanitar Sgusago non si sottrae dallo spalla a spalla neppure nel set che segue, anzi, l'equilibrio però non accenna a rompersi quantomeno fino a metà parziale quando Medole trova un break 17-15. La promo bowl dal canto suo non cede e con caparbietà si rifà sotto, poi opera il controsorpasso 17-18. Nemmeno questa volta però il sestetto bianco-rosso viene premiato negli sforzi. Al contrario, la Re Max intermedia, dopo un time-out, rientra sotto rete carica e torna a comandare 20-18, poi si ritrova con le tigre grappate 21-21, ma riesce pure a scrollarsele per il 3-0 finale, che si completa con il parziale di 25-22.